Obiettivo di questo incontro? Per la terza volta si incontrano le delegazioni italiane e croate dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per discutere sostanzialmente di due grandi questioni, la prima delle rispettive minoranze, la seconda, qui a Sanremo particolarmente significativa, del ruolo delle nostre organizzazioni nel Mediterraneo. Dopo le rivolte arabe c'è l'esigenza di un approccio multilaterale più compiuto, complessivo, c'è l'esigenza di supportare i parlamenti che escono dalle rivolte arabe, c'è l'esigenza anche di una politica di contrasto all'immigrazione clandestina, ma in un contesto di cooperazione e di sviluppo per evitare che i problemi che si stanno accavallando nel Mediterraneo diventino non solo problemi di carattere economico ma anche riguardanti la sicurezza. Che cosa rappresenta l'OSCE? L'OSCE, nata nel 1975, rappresenta la più grande organizzazione internazionale sulla base della Carta delle Nazioni Unite. Vi fanno parte 56 paesi, dalla Duma russa al Congresso americano, passando per lo Stato del Vaticano, tutti i paesi europei dell'Asia centrale, con tre grandi obiettivi: sicurezza, cooperazione e diritti, che in tutti questi anni, soprattutto nell'est europeo, dopo la caduta del muro di Berlino, sono stati essenziali per la realizzazione di democrazie e di stati di diritto effettivamente tali. Che cosa prevede l'accordo che andrete a firmare fra poco? C'è una cosa molto importante riguardo a Sanremo e la Liguria. Questo istituto, che è una risorsa nazionale straordinaria, anche se poco conosciuta, firmerà oggi un accordo di collaborazione con l'Università di Zagabria, con la Facoltà di Giurisprudenza, che diventa in qualche misura cliente sponsor dell'attività dell'Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo, che, ricordiamocelo, è un istituto che ha avuto la delega delle Nazioni Unite per quel che riguarda i protocolli di Ginevra, e non esiste al mondo un istituto come questo che abbia potuto scrivere regole di diritto internazionale alla luce dei principi delle Nazioni Unite. È una preziosa risorsa, io ritengo, per l'Italia, per la Liguria e anche per l'Europa, avere qui un istituto di eccellenza straordinaria e ci è riconosciuto a livello mondiale. Abbiamo sentito poco fa che i rapporti tra Italia e Croazia sono esemplari, è così? Точно, doista, ali do ove razine odnosa. Esatto, sono di fatto esemplari, ma bisogna sottolineare che non sono nati e non sono divenuti tali, come a dire, dall'oggi al domani. Grazie a questi incontri e a una stretta collaborazione si è passati di fatto da intenti solo teorici a rappresentare di fatto una effettiva e concreta collaborazione e successo. L'Italia ci rappresenta in quanto in Croazia è il primo partner dal punto di vista economico e finanziario, ci ha appoggiato nel nostro ingresso nell'Unione Europea ed è una prospettiva comune che noi abbiamo. L'Italia è un paese grande, noi non lo siamo altrettanto, ma tentiamo appunto di importare, di seguire delle politiche che possano facilitare il nostro avvicinamento e una ancor più stretta collaborazione in ambito dell'ambiente, in ambito culturale, in ambito appunto economico. Il suo rapporto con la città di Sanremo qual è? Io sono dalmatinac, io dolazim iz dijela Hrvatske. Sì, di fatto io sono di origine dalmata e quando vengo qui a Sanremo è come sentirmi a casa. Sono venuto qui e grazie alle persone che ho incontrato mi sono trovato benissimo. Ci permette questo appunto di passare attraverso ottimi rapporti umani a iniziative di successo come questa e a collaborare, insomma, ottenendo frutti estremamente positivi. Sono le persone il fattore chiave nel successo di iniziative come questa e le persone che abbiamo incontrato sono state deliziose e non poteva esserci ambiente o cornice migliore per coronare questo incontro con l'auspicio, insomma, che ci porti bene per il futuro.